Buongiorno Random, innanzitutto bentornato sul Music Italia, ciao! Ciao, come va? Molto Tutto bene, tutto bene. Tu come stai? Beh, bene, molto molto bene. diciamo che Grazie. reduci da un'esperienza musicale televisiva importante. Com'è andata? È andata molto bene, continuerà ad andare perché abbiamo ancora un'altra puntata alla finale di venerdì. È stata un'esperienza nel complesso che mi è servita tantissimo sotto tanti punti di vista, sia personali che musicali e artistici. Contento perché non poteva andare in maniera migliore questa esperienza, veramente sono stracontento e felicissimo di come è andata. Ma qual è l'aspetto di cui sei più fiero di questa esperienza? Che sono riuscito anche, cioè che sono riuscito a combattere e a sconfiggere tutte le paranoie che affliggevano il mio cervello e che hanno sempre afflitto il mio cervello. Sono riuscito a somatizzarle e a renderle il mio punto di forza, che è essere me stesso al 100% in qualsiasi momento. Beh, anche perché comunque sei, come dicevi nella tua canzone, sono un bravo ragazzo un po' fuori di testa, direi, da Eh questo punto sì, di vista. al Beh, ci sta. 100%, guarda, davvero. Ma, quindi è un pezzo che mi sembra che ti rappresenti molto bene, ma dall'altra parte comunque, secondo me, segna anche una certa discontinuità con il passato, un pezzo coerente con quello che hai fatto finora, però comunque con qualche elemento in più. Certo, esatto, è appunto la cosa che vogliamo fare notare. Sono un bravo ragazzo un po' fuori di testa, è un pezzo che ho fatto un anno fa, in concomitanza quando stavo registrando Chiasso. Okay? Abbiamo deciso di dare ora pezzi fatti un anno fa per dare alle persone che ci ascoltano una crescita, per fargli capire da dove siamo partiti e pian piano dove vogliamo arrivare, senza dare adesso magari il pezzo che abbiamo fatto ieri, che secondo noi è il più figo di tutti, cioè, capito? Dare un percorso, una storia alle persone, e aggiungere sempre qualcosa in più, alzare sempre un pelino l'asticella senza dare subito quella cosa, ecco. Beh, tra l'altro appunto Montagne Russe, che è il titolo anche dell'EP, io credo che possa, il significato possa essere legato sia a una sensazione emotiva, ma anche alle diverse produzioni che caratterizzano questo lavoro, perché comunque io credo che sia Sicuramente. un EP molto completo. È un EP molto completo che racchiude al 100% questo anno di carriera, da Chiasso che uscì un anno fa più o meno, a tutto ciò che ne consiste dopo, a tutto ciò che segue Chiasso, cioè dentro c'è Montagne Russe, è proprio noi ragazzi di 18 anni al tempo catapultati nel mondo della musica, Certo. che alla fine è un po' come le Montagne Russe, si sale, si scende, si fa la capriola mortale, devi essere sempre pronto e quindi appunto si chiama così sia per le produzioni e i pezzi che variano con generi, significati e tutto il resto, ma proprio Montagne Russe perché è nato in un periodo di sclero totale, quarantena, abbiamo dovuto rimandare il disco perché non ce lo saremmo potuti godere, la gente non avrebbe potuto goderselo pienamente date le situazioni. È stato un EP che è stato fatto in una settimana, cioè i pezzi sono stati prodotti, scritti e registrati in una settimana perché avevamo poco tempo e quindi è stato veramente al 100% come essere sulle Montagne Russe. Quindi penso che il nome sia molto adatto. Beh, decisamente sì. E tra l'altro mi ha colpito anche il pezzo Police in cui collabori con Emiskilla. Quali sono i Grande. punti di contatto fra le vostre scritture? I punti di contatto sicuramente il dire sempre cose vere, le cose che ti lasciano qualcosa e in cui ti puoi rivedere. Lui ha una potenza di scrittura incredibile, secondo me, infatti quando mi ha mandato il primo provino ero veramente contento. Tra l'altro lui è sempre stato un mio idolo, tra virgolette, il mio rapper preferito dall'inizio e quindi è stata una grande, grande, grande soddisfazione poter collaborare con lui, conoscerlo, è una persona grande. Grande, anche può sembrare un po' arrogante da fuori, ma una persona di cuore è un grande, lo rispetto tantissimo. Beh, poi è comunque un ragazzo che ama la musica e ama comunque, Esatto. ama il suo lavoro e lo si vede in ogni sfaccettatura di quello che fa. Sì, è vero. Parlando invece di Marionette, il brano che hai lanciato comunque lo scorso mese di marzo insieme a Carl Brea, tu Sì. credi che quello in qualche modo possa dare il via ad una nuova fase della tua carriera? Penso che sicuramente mi ha dato il via a una nuova fase della mia carriera perché è una collaborazione che ha dato tanta, tanta credibilità a questo progetto. E ringrazio ancora e ringrazierò per sempre Carl per aver creduto nel progetto perché non so se saremmo allo stesso punto di adesso senza quel tassello
di cose, capito? È stata una cosa che ha dato una serietà incredibile al progetto, dato che Cargrave è un fenomeno incredibile e non è il classico che fa canzoni con tutti, ecco, capito? E prende ancora più di valore che ha fatto una canzone con me, che comunque al tempo era ancora più emergente di adesso, cioè ero proprio... ora dai, mi conosce un pelo più gente, comunque con l'esperienza di amici, il pezzo e tutto quanto. E secondo me è stato fondamentale. Lo ringrazio tanto. Quello che credo tanto. Secondo me, il pezzo in assoluto migliore di tutto l'EP è Soli al mondo, dove collabori con Ernia. Grande. Perché secondo me è molto sentito e si incontrano molto bene i vostri due universi, sì, musicali, pur essendo apparentemente molto distanti, soprattutto, sì, a livello di produzioni. Sì, guarda, mi piacciono tanto le cose che stai dicendo, perché stai proprio dicendo le mie emozioni e quello che penso io. È un altro Soli al mondo, un altro pezzo fantastico. Mi è nato una notte, ero a Roma, avevo conosciuto Matteo, Ernia, no, a Milano ero, avevo conosciuto Matteo quel giorno, avevamo fatto un po' di scambio di musica, no? E quando sono tornato a casa, mi sono messo nel letto e nella testa avevo questo motivetto che facevo un po' ci assomiglia, non riuscivo a dormire, ho cercato di tenerlo impresso nella mia mente tutta la notte, fino alla mattina dopo che l'ho scritto. Sam l'ha prodotto, l'abbiamo prodotto nel viaggio in macchina da casa nostra allo studio, è stato prodotto col telefono tra l'altro, l'abbiamo prodotto inizialmente e subito gliel'ho proposto immediatamente. Inizialmente doveva essere una collaborazione a tre, doveva essere un pezzo tre inizialmente, ma poi Ernie ha fatto una strofa così bella, secondo me, che andava bene così il pezzo. Aggiungere troppe cose magari può anche stroppiare. Certo. Beh, poi tra l'altro la produzione di Mark Twain, da quel punto di vista, è quanto sei intervenuto tu nel suo lavoro? Guarda, la produzione è di Mark Twain e di Zenith insieme, la chitarra portante di Mark. E hanno lavorato, forse è la prima volta che sul nostro progetto c'è la mano di qualcun altro sul beat, e penso che sia la mano più giusta che ci potesse essere, perché Mark è un fenomeno, cioè un genio della musica, e ci siamo trovati subito bene dall'inizio con lui, e questo pezzo proprio ci ha fatto una chitarra che proprio gli è venuta spontanea. Guarda, è un ragazzo che merita tantissimo, gli voglio bene. Beh, tra l'altro, appunto, Zenith a volte è vero, lo diamo forse per scontato, perché comunque siamo abituati a conoscere il tuo nome accanto a quello, sì, di Zenith. Sì. Lui, guarda, è un altro membro importantissimo della cosa, cioè senza di lui certo. Sarebbe tutto, sarebbe un'altra storia, sarebbe tutto diverso. Cioè, è una cosa molto importante avere un produttore che ti segue e che con cui costruisci un legame, un rapporto che poi va avanti nel tempo, più che prendere una produzione da uno, una dall'altro, una da quell'altro, magari alcune pagarle e non si crea mai quella cosa che si dovrebbe creare per fare musica davvero. Senti, la mia ultima domanda invece è sul brano Frasi Fatte, dove comunque canti l'amore. Come è cambiato anche il tuo concetto d'amore da quando hai iniziato a scrivere? Guarda, il mio concetto d'amore è cambiato non da quando ho iniziato a scrivere, ma da quando sono stato male, diciamo, per la prima volta, perché per dire Frasi Fatte è stato uno dei primi pezzi d'amore e tra l'altro forse uno dei pochi che non ho dedicato alla mia ex, ma a un'altra persona che ho conosciuto. Lo scrivere, cioè il fatto di scrivere quando sto male, sto bene o comunque provo emozioni forti, mi porta spesso e volentieri a crearmele per scrivere. Capisci cosa intendo? A magari cercare di innamorarmi o cercare di provare delle cose per poi raccontarle. È un processo di osmosi, come dicono quelli bravi. Esatto. Sì, esatto. Io non sono uno di quelli, quindi. Tutt'altro. Però Però credo di amare la musica e anche anche io tantissimo. di percepirne le emozioni positive, le Ma sensazioni. si vede che ti piace proprio tanto la musica, che sei tanto appassionato. Mi fa piacere tanto parlare con te, infatti. Grazie mille davvero, in bocca al lupo per tutto e speriamo di vederci Grazie presto mille. dal vivo. Un bacione, grazie. Ciao. Buonanotte.